Allora, Kevin, Matteo, ciao. Tutto sotto sopra, servizio finito, però, finalmente a chiudere tutto. Però uno dei primissimi servizi, no, da Casa Matti, emozionati per questa prima intervista. L'ultimo servizio della prima settimana, wow. Allora, prima di parlare di questo vostro nuovo progetto, parlate un po' di voi, cosa avete fatto prima di tutte le cose che avete fatto prima di arrivare qua, che hanno costruito la vostra, il vostro know-how, insomma, le vostre competenze, il vostro network. Vabbè, ne abbiamo combinate tante, eh? Diciamo che uno per uno. Ok, abbiamo iniziato. Presentatevi. Io sono Kevin. Matteo, piacere. Abbiamo iniziato, insomma, in tempi non sospetti, lavorando chi nei bar, chi in gelateria, chi. No, parla per, parla per te. Ok, quindi uno parla, così esatto. Sennò alla fine dici che hai fatto te, Kevin, poi Matteo ci dice che ha fatto lui, e poi dove vi siete incrociati a livello di professionale? Allora, in realtà noi ci siamo incrociati molto prima del professionale, no. Per cui inizierò parlando della carriera. Diciamo che ho iniziato subito dopo il liceo, ho provato ad approcciarmi al mondo del bartending, ma non faceva proprio per me. A quel tempo ero veramente troppo timido per una cosa del genere. Di Roma, no? Come... Sì. E poi le discoteche, il mondo della notte è stato abbastanza selvaggio. Dopodiché da lì ho avuto la fortuna che la mia famiglia ha aperto una gelateria, quindi per un paio d'anni ho approcciato a questo mondo incredibile di cui non sapevo nulla. È stata un'immersione a 360 gradi e proprio lì ho scoperto un interesse per il caffè, un interesse che nasceva da disinteresse, cioè dalla difficoltà di trovare informazioni su qualcosa che alla vista sembrava estremamente alchemico e complesso. Per cui scavando, approcciando ai primi corsi tramite le torrefazioni commerciali, siamo poi arrivati a scoprire un micro mondo di persone che in qualche modo cercavano di studiare il caffè. Ora non ci perdiamo troppo a fare tanti nomi, comunque fatto sta che da lì abbiamo, nel senso, in questo caso se parlo solo per me, ho iniziato a trapanare il mondo della caffetteria, sì, fino ad arrivare a conoscere delle persone che mi avrebbero permesso prima di accedere al Festival del Cinema, allo stand Edit Artigianale, e poi di iniziare a lavorare sin dall'inizio da faro. Quindi dopo questi primi 6 mesi, e come vedi è ancora difficile quindi parlare... ti sei fatto, diciamo, il brand che ha un po' rotto il ghiaccio a livello nazionale e quello che ha rotto il ghiaccio a livello romano. Sì, ecco, sì, diciamo, beh, sicuramente era un ghiaccio molto, molto freddo, poi però a Roma lo è ancora, una città estremamente calda, per cui tra tutte le varie esclamazioni di insulti e di piacevoli sorprese, diciamo che abbiamo avuto la fortuna, perché poi noi effettivamente abbiamo rotto un ghiaccio, ma laddove non avevamo nessuna responsabilità, perché 6 mesi dopo io e Matteo siamo partiti per Londra. E ritorniamo al fatto che dividere le nostre carriere in questo modo è difficile, perché comunque in tutto questo tempo noi abbiamo sperimentato insieme, fatto corsi insieme, cioè siamo arrivati da faro insieme, per cui da lì in poi siamo partiti insieme. E dopo un paio d'anni a Londra in giro per varie caffetterie, è stato il momento dell'Australia. Beh, queste ce le potete citare, che magari fanno cultura, certo, i posti in Londra, sempre utili per la mappa di chi è appassionato. Diciamo che sicuramente, allora, Londra, un posto in cui ho iniziato e forse non, dopo anni non consiglierei, l'Espresso Room, mentre molto più interessanti Timberyard e Capuchin, un posto a Richmond molto piccolo in cui ho avuto modo veramente di divertirmi e sperimentare. Invece Matteo, prima di arrivare pure tu da faro, da quale percorso ci sei provenuto? Quello della caffetteria tradizionale, ho iniziato in un paio di bar tradizionali, uno a Piazza Egea, la famosa tabaccheria a Piazza Egea, poi da lì mi sono spostato all'Eur Casini, dove dopo essermi appassionato un po' di estrazione, quindi della macchina del caffè, incontriamo Francesco Lusi,
che ci aiutò proprio ad andare al Festival del Cinema di Roma insieme a Francesco Sanabu, e da lì poi parte tutta la carriera specialty, diciamo. Per poi arrivare a Londra, ho lavorato un po'. Londra, quindi in che anni siamo del vostro percorso? 2017. 2017, sì. Dal 2017 al 2019. Ah, quindi siete tornati qua poi per in occasione della pandemia, praticamente. No, noi siamo andati in Australia. Ah, giusto, dopo Londra. Diciamo, stanchi di Londra, stanchi del maltempo. Quindi siamo andati in un posto caldo. Sempre insieme? Sì. Beh, anche perché, insomma, come ci dice, cioè tu ci chiedevi varie cose, e già il progetto di aprire una cosa insieme era in vita, cioè da anni. Noi, prima ancora di iniziare questo percorso della caffetteria, avremmo voluto fare un posto dove lavorare insieme, per lavorare insieme, staccare insieme, avere modo di giocare con quello che ci interessava. Al tempo era per noi tutto molto sconosciuto, per cui non sapevamo neanche bene cosa ci sarebbe piaciuto. Ma poi diciamo che la strada si è mano a mano illuminata e tracciata da sola. L'idea a quel punto di aprire su Roma è stata immediata, oppure avete pure pensato ad altre città? Abbiamo pensato ad altre città, però non c'è mai stato proprio un momento in cui ci siamo stati molto vicini ad aprire da qualche altra parte. Ci sono stati diversi momenti avventurieri, sia a Londra che in Australia, in cui abbiamo chiesto a persone con cui lavoravamo di finanziare i nostri progetti, però non siamo mai andati a fondo su nessuna di queste cose, e noi sicuramente avevamo uno spirito in quei tempi molto avventuriero e poco pratico. Va bene, arriviamo a oggi, quindi cosa succede? A un certo punto vi mettete a cercare un posto a Roma? Sì, per circa 3 anni. Con i tempi romani. Esatto, bravissimo. I nostri tempi. Ed eccoci qua, poi l'abbiamo trovato. E quindi nasce Casamatti, che c'ha le sembianze per chi li ha girati di molti luoghi internazionali, devo dire. Per cui, è evidente che c'è stato qualcuno che ha viaggiato un po' di anni, no? Prima di fare una proposta di questo tipo. Però poi la proposta com'è? Una proposta definitiva? Una proposta chiara? Oppure diciamo ancora... Noi come in tutto... Perché poi come abbiamo visto, no? Non per colpa delle sedie, perché giustamente a fine servizio le sedie stanno su, però ancora è un locale ancora tutto come se fosse un foglio bianco, no? Tutto da scrivere. Bravissimo. Noi ci piace spesso dire che amiamo le fermentazioni spontanee e quindi tendiamo a dare il tempo ad ogni cosa. Ovviamente ogni tanto ci facciamo dei piani, ma anche quei stessi piani, come in una fermentazione spontanea, poi prendono la direzione che il caso e le condizioni circostanti gli vanno ad attribuire. È un qualcosa che a noi piace ed emoziona, perché porta comunque cambiamento e novità in tutto quello che facciamo. Vabbè, diciamo che qualche indizio ce l'abbiamo. C'è una marzocco personalizzata, ci sono dei macinini di un certo livello, e soprattutto vedo che c'è una gran bella cucina con le sue canne fumare, quindi vuol dire che si cucina pure, no? Si cucina sicuramente, anche ovviamente lì, tutta l'attrezzatura per fare caffè filtro, pour over e quant'altro. Sì, anche per proporre modi nuovi di bere il caffè, nel senso, a noi piacerebbe, ora una piccola cosa te la diciamo, magari non succederà mai, perché ovviamente questo essendo Casamatti magari i piani poi non si realizzano. Tutto da decidere, tutto quello che stiamo dicendo. Esatto. Non si farà. Esatto. Ad esempio, a me divertirebbe un domani, una volta settato il nostro petco, avere il batch brew allo stesso prezzo dell'espresso, in modo da offrire 2/3 bevande, la terza potrebbe essere un tè nero, che coesistono e che rappresentano lo stesso drink d'entrata. Per cui quella base, per chi non vuole immergersi in qualcosa di molto complesso, ma semplicemente fare una buona colazione, un buon pranzo, una buona bevuta, insomma. Quindi tutto questo mondo delle bevande... Mentre l'aveva pronto, esatto. Anche a livello di tempistica. Sì, no? Sì, anche a livello di tempistica. Pronto proprio a sostituire, quindi già pronto lì, che anzi forse le tempistiche si guadagnano anche un 10-15 secondi su un espresso, che ha un prezzo dell'entry level, quindi il prezzo più basso che noi utilizziamo nel nostro menu bevande, e che sia appunto disponibile per vari tipi di esperienze.
tutto questo, poi noi, appunto, come dicevamo prima, questo è un foglio quasi bianco, ci sono scritti sopra con una matita delicatissima i nostri sogni, alcuni verranno poi tracciati a penna, altri verranno sostituiti, cancellati, modificati. Speriamo, insomma, di far divertire tutti nel frattempo, perché da Casamatti storicamente ci si diverte. Questo nome nasce in Australia, era il nome della nostra casa sul mare in cui noi facevamo barbecue con tutti gli amici. Eravamo in un periodo abbastanza florido della nostra vita, per cui tendevamo ad ospitare grandi rimpatriate con tramonti sul mare. Facendo i matti, esatto. Lì nasce il nome e noi ci siamo portati dietro, e quindi speriamo che la tradizione vada avanti. È un'impresa che avete fatto voi due da soli, oppure avete qualcuno che vi dà una mano? No, siamo noi due, solo ed esclusivamente noi due. Tutto il vostro, perché comunque, insomma, quello che si percepisce anche è che c'è anche un bel investimento, insomma, soprattutto sì. Perché, appunto, diciamo prima della cucina, è una cucina importante che vi dà anche delle possibilità di fare, appunto, di spaziare. Cioè, questo posto può essere visto come una caffetteria, così come con un ristorante, un bistro vero e proprio. Per noi è proprio questo, cioè creare un nessun luogo era una missione impegnativa. Ed era una missione che poi ci dava libertà nel definire le esperienze dei nostri clienti, perché eliminava un qualsiasi preformato da attaccarci o da attribuirci. Quindi finalmente ha un posto che non ha, come dire, un finto business plan da rispettare, con rigidità forzate, si fa quello che si ha voglia di fare, ma soprattutto si fa anche quello che magari i clienti hanno voglia di trovare, sì. No? Anche sì, quando sì. Si ha un po' a un luogo che invece è molto, come dire, anche distante rispetto a quello che, sì, sì. Che può essere l'estetica e il target di una caffetteria internazionale come questa, che siamo a Piazza Mazzini, cioè la città borghese. Esatto. Esatto, e noi quindi siamo arrivati qui e siamo pronti a risconvolgere questa zona, cioè nel senso, secondo noi è una zona pronta. Sicuramente borghese, ma ben tenuta, bellissima, con delle strade incredibili, per cui noi la vogliamo illuminare un pochettino. Di giorno ci sembra estremamente viva, vogliamo portare una scintilla per tutte queste persone che appunto potrebbero ritrovarsi da queste parti. Anche sugli orari di apertura, nulla è deciso, per ora è un'apertura da bar internazionale. Che apre la mattina, però poi subito dopo pranzo chiude, però chissà quello magari succede. Domani potrebbe arrivare, potrebbe su queste pareti arrivare il vino, no? Per dire esatto. Sicuramente, poi noi appunto partiamo dalla ricerca, per cui nasce anche lì la nostra incertezza nell'esprimere i programmi, perché quello che la ricerca ci regala poi noi reinterpretiamo, e tante volte partiamo con un piano, ma durante la fase di studio ci rendiamo conto che quel piano non è applicabile rispettando i nostri valori, e allora siamo lì pronti a rimodificare la traiettoria. Ricerca vuol dire aziende, no? Adesso qua sul bancone c'è una torrefazione celebre, internazionale, ormai arrivata su tutte le sponde degli oceani, che è la Capra, però poi allo stesso tempo magari il cappuccino viene fatto col caffè super internazionale che viene dalla Danimarca, e poi con latte invece che viene dalla provincia da Sudri, di Viterbo, esatto. Straordinario, per appunto perché per un discorso di ricerca si va a ricercare nell'estremamente internazionale e nell'estremamente locale. E questo è, ad esempio, ora tu mi tiri fuori proprio un esempio che per noi è lampante. Noi stessi, che siamo sempre, noi serviamo il nostro espresso solamente in doppio espresso, lo estraiamo sempre così e lo serviamo nella sua totalità. Nel cappuccino andiamo a estromettere una parte di questo espresso, quindi il nostro cappuccino è fatto con un espresso singolo, perché dopo varie ricerche, dopo vari assaggi, ci siamo resi conto che il latte di Faraoni meritava un equilibrio differente e meritava il suo piccolo palcoscenico. Quindi c'è meno CL di espresso dentro al cappuccino. Sì. Quindi possiamo dire che, per chiudere, che Casamatti ancora non sa cosa farà, ma sicuramente sta facendo in questi giorni il miglior cappuccino della città. Secondo noi sì, però così l'hai detto tu, dai, facciamo così, va. Bocca al lupo. Grazie. Ciao ragazzi, vi aspettiamo.